Di un anno siamo nuovamente qui, pronti a ospitare nuovamente tanti ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo e cercando di dare un'immagine la migliore possibile del nostro circolo, ma anche della nostra città, perché indubbiamente è un momento in cui la città di Messina viene conosciuta in tante parti del mondo dove magari prima nessuno la conosceva. Cerchiamo di dare il massimo, di dare la migliore ospitalità possibile, cercando di soddisfare i ragazzi e chi viene soprattutto a vedere il torneo. Cercando di fargli trascorrere una bella settimana di sport. Gli iscritti al momento ci confortano, nonostante la vicinanza della data del torneo con gli esami di scuola media, che indubbiamente per ragazzini di 14 anni devono essere svolti, ma la partecipazione qualitativa è migliore rispetto a quella dello scorso anno, questo anche perché lo scorso anno siamo rientrati nel circuito dopo 6 anni di assenza, per cui ci siamo fatti conoscere e quindi quest'anno tanti ragazzi sono venuti anche perché certamente portati dalle belle notizie che hanno avuto lo scorso anno dai loro, diciamo, coetanei o un po' più grandi di età. Sì, la nostra città ha bisogno di pensare in grande, sia nello sport come in generale sotto ogni aspetto. Abbiamo visto la scorsa domenica, 2 domeniche fa, no, la scorsa domenica con la Final Six della Waterpolo, tantissima gente assistere a questa manifestazione, per cui il messinese risponde nel momento in cui viene organizzato un evento importante. Posso dire che lo scorso anno qui al Circolo, nel giro di una settimana, sono passate almeno 3.000-3.200 persone. Abbiamo visto il successo che ha avuto la manifestazione sui social, quindi evidentemente il messinese ha fame, sete, ha voglia di cose grandi, di cose belle, di cose importanti. Thank you.